10 ottobre 1990. Milano, via Monte Nevoso. A 12 anni di distanza dalla prima irruzione nell'appartamento al Civico 8, viene ritrovato il memoriale di Aldo Moro. Si tratta delle fotocopie degli originali scritti dal presidente della Democrazia Cristiana nei giorni del suo sequestro ad opera delle Brigate Rosse. I documenti, i verbali e le lettere di Moro si trovano all'interno di una intercapedine nel muro. Il pannello non viene notato dagli uomini dei nuclei speciali dell'arma durante la prima irruzione dell'ottobre del 1978 e viene scoperto nel corso di lavori di ristrutturazione all'interno dell'appartamento.